Il PD, riunito in conferenza stampa, lancia strali all'assessore allo sport Alessandro Piccinini sui temi del commercio e dello sport. Stefano Albano, segretario comunale del PD, ha sottolineato che lo stesso questionario somministrato ai commercianti, che ha prodotto risultati significativi, sarà sottoposto anche all'assessore sotto forma di interrogazione in aula. Così, ha detto Albano, potremmo avere finalmente delle risposte, visto che lui stesso ha definito quelle dei commercianti il libro dei sogni. Ma ci sono tante vicende su cui far luce, secondo Albano, anche nello sport. Basta citare le vicende cittadine dell'Aquila Calcio, l'Aquila Rugby, gli impianti di Piazza d'Armi, Verde Acqua, ma anche il commercio, con la proposta di Piccinini di fare un polo fieristico nel mega parcheggio, respinta dall'Associazione dei Commercianti Ambulanti, ha ricordato Albano. Che restituisca almeno, ha detto Albano, le deleghe per lo sport, questo chiediamo. Il questionario che abbiamo somministrato ai commercianti lo somministriamo anche a Piccinini, lo abbiamo tradotto in un'interrogazione consiliare che oggi stesso depositerò, in modo che Piccinini sarà costretto in aula con risposta orale scritta a spiegarci a noi aquilani finalmente che cosa ha in testa e qual è la sua strategia. Rispetto allo sport io mi limito soltanto a citare quello che è accaduto con l'Aquila Calcio, con l'Aquila Rugby, Verde Acqua. Pare addirittura adesso ci siano da fare dei lavori alla piscina comunale, rischia di chiudere anche la piscina comunale. La polemica che è esplosa su Piazza d'Armi, la polemica rispetto anche alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, insomma io mi chiedo cos'altro debba accadere per capire che c'è un problema. In qualunque altra città normale un assessore si sarebbe dovuto dimettere. Io consiglio vivamente a Piccinini di ridare la delega, di restituire la delega al sindaco, che si dimetta almeno da assessore allo sport. Le risposte dei commercianti, ha detto Riccardo Perzio, responsabile attività produttive del PD, che ha creato l'idea del questionario, non andavano derise, ma dovevano essere ascoltati i commercianti anche dall'amministrazione. A breve questo questionario sarà sottoposto anche ai commercianti di altre aree della città, frazioni comprese. Si farà anche un dossier sulla questione degli affitti. Si avvierà una sorta di concertazione con le associazioni di categoria sul commercio. Io sono francamente molto meravigliato. Perché definire libro dei sogni, le esigenze dei commercianti, un assessore dovrebbe ascoltare i propri referenti piuttosto che oltraggiarli in questa maniera. Noi siamo qui oggi a cercare di dare delle risposte ai commercianti, dato che l'assessore purtroppo a quanto pare non vuole rispondere a loro. Si somministerà il questionario anche alle tante società sportive che animano il territorio, ha assicurato Cristina Equizzi, responsabile di quest'area per conto del Partito Democratico. La nostra proposta è semplicemente quella di riportare il questionario fatto in ambito delle attività commerciali nel centro storico dell'Aquila, dato il grande risultato, insomma, che è stato ottenuto, la grande partecipazione. Vogliamo proprio riportare la partecipazione anche per quello che è l'ambito sportivo, perché siamo tristemente abituati a parlare di sport in questa città solo quando ci sono le cose che non vanno, fallimenti delle società e quant'altro, oppure quando ci sono quei bravissimi ragazzi, insomma, impegnati anche a livello nazionale, che riescono a sfondare in ambito sportivo. Il nostro obiettivo è proprio quello di andare a entrare in ogni specifica realtà per capire quali sono le criticità e poter così mettere in campo un'azione, una proposta per poter, insomma, migliorare e far rinascere sportivamente questa città che da molti anni, diciamocelo, è morta.